In questa lezione impareremo a risolvere le disequazioni di secondo grado. Disegniamo la retta reale e ordiniamo x1 e x2. Il segno di x meno x1 sarà negativo per valori di x minori di x1 e positivo per valori maggiori di x1. Allo stesso modo, il segno di x meno x2 sarà negativo per valori di x minori di x2 e positivo per valori maggiori. Per quanto detto, il segno di ax alla seconda più bx più c sarà quindi dato dal prodotto di questi segni,